No, comunque è un weekend che sei libera, vengo a Genova e mi fai vedere l'acquario, eh. O glielo fai fare? La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao, Praterigno. Come cazzo? Come lei, oh. Lei è mia. Cioè, oh, adesso metto le massime skill. Oh, attenzione. Parti. Sì. Adesso ti faccio vedere come si fa. Simo Prime. Sì. Giorgia, scrivete di far entrare Grimbald. Adesso metto le mie massime skill. Aspetta. Cos'è? Sì. Matematica. Questa. Questa secondo me. Non lo so. Questa peperina, eh. No, ecco. Ecco. Mi devo studiare. Ciao. Giorgia, giusto? Sì. Piacere, mi chiamo Simone. Quanti anni hai? 19. Wow, che età. Senti, Giorgia, allora, innanzitutto cominciamo a parlare perché si parla. Sì. Cosa che troia? No, porca troia, devo studiare per l'esame. No, ma tranquilla, ma guarda che a volte la bellezza interrompe gli studi. Mai sentita questa? È carina. Nata oggi. Senti, Giorgia, dai, dimmi che cosa... Io voglio entrare dentro... No, aspetta, no, nel senso dentro la tua profondità. Cioè, voglio entrare dentro, conoscerti meglio. E quindi volevo chiederti, secondo te qual è la discussione più bella che hai avuto nella tua vita? Ma, oddio, non lo so. Qual è un topic, una discussione che proprio nella vita ti ha formata come persona, intellettualmente e spiritualmente parlando? Cioè, non mi viene in mente adesso. Eh? Non mi viene in mente adesso. Ma cosa stai studiando di bello? Sociologia. Di dove sei? Genova. Ah. Te? Ok, io sono di Genova. In che zona di Genova, lì dove c'è il... No, non ci credi che sono di Genova? Parla in genovese. Vabbè, questo sono di Genova, non è che sono genovese. Ma si sente un po', è dalla cadenza che... No, sono Genova, lì dove c'è il muretto, lì con i sassi. Il muretto è tanto... No, sì, dove c'è il Cambogia. In Cambogia? In Camosci? Camogli? No, dai, dove c'è l'acquario, lì dove ci sono i delfini, porco Giuda, lì c'è la casa. Cazzo, c'è una casa su una foca enorme! Sarò a Genova o no? No, guarda, veramente, no, aspetta, davvero, sono a Genova, dove c'è il porticato lì di Genova, quello, il porto, no? Dai, abito lì, sul cazzo di... Nella, dai, è Genova, figa, se è Genova, non è che devo dire la via, cioè, vuoi venirmi a prendere? Non lo so, Giorgias. Belin. Bravo, l'hai detto malino, però va bene lo stesso, dai. Scusami, Giorgias? L'hai detto un po' malino, Belin, quello... Ma perché io sono di Spotorno. Non so se sei presente. Sì. Vabbè, senti, allora innanzitutto vorrei farti i complimenti perché io non so perché copri il sorriso, perché in realtà dovresti mostrarlo a tutti, per quanto è bello esso. Grazie. Prego, grazie. Hai un naso veramente da incorniciare in un quadro e metterlo in camera e guardarlo per tutte le sere prima di andare a dormire e dire wow! Bello, grazie. Prego, carino. prego. No, veramente, io potrei andare avanti all'infinito perché l'infinito sono come i tuoi occhi. Sta studiando sulla maturità per... Ma tu, tra l'altro, stai studiando la maturità? Su TikTok. Ah, su TikTok? Ah, quindi se c'è il commissario dell'esame e vede questa live e dice bene, so cosa chiederle che non lo sa. Appena di skippi un argomento, lui sa dove puntare. Per l'orario, adesso sto facendo per lo scritto. Ah, ok, sto facendo per lo scritto. Ti fa Genova o Sampdoria? Ti fai Genova o Sampdoria? Genova. Ok, ti passo un mio amico che... Ma perché devo andare a fare la pipì sull'acqua? Cioè, vabbè, devo svuotarmi le palle, non so come dirlo in maniera... Cioè, devo andare in bagno, cazzo. Meglio essere diretti comunque. Brava, sì. Vado in bagno. Ciao. Ciao. Io tifo Sampdoria. Eh? Ma io voglio capire una cosa. Ma tu sei fidanzato con Giulia? Devo capirla sta cosa.
cazzo. E mi sembra No. Io sì. Perché? Niente, continuiamo a parlarmi. Siamo? Perché siete carini. Grazie. Non siamo fidanzati, c'è un bel rapporto, ma no, non siamo fidanzati. Vabbè. Io sono del rapporto d'amicizia. C'è un bel rapporto. Comunque io sono della Sampdoria, eh. Ma lo sei di Genova te? No. Vabbè, non posso tifare Sampdoria. No, in generale Sampdoria non si tifa. Scusa, Genova. Intanto sei in Serie B. Cioè, precisiamo, sei in Serie B. Vabbè, ma che c'entra? Cioè, no. Non si dice. Quindi l'anno prossimo cosa farai all'università? Servizio sociale. Servizio sociale? Ma hai cominciato già a spacciare? No, ma no, quella è la comunità. Ma io non ho mai visto l'acquario. Se vengo a Genova mi fai da turista? Ma volentieri, subito. Io, allora, senti un attimo, dai, scendi che ci sono sotto. Dai, va bene, scendo, sì. Acquario. Ma davvero, sono qua, eh? Acquario di notte. Sono sotto. Sì, guarda sì. Che, no, vediamo l'acquario di notte, davvero. Io ho le chiavi per entrare, te lo giuro, perché c'è mio nonno che praticamente... 1-0, qua scrivo 1-0, Guarda che c'è, ti giuro, mio nonno ha le chiavi, mio nonno è... Siccome vive nell'acquario, no, suo nonno c'è... Mio nonno è un pinguino. È un pinguino, sta lì proprio a vivere, c'è la casina. Si chiama Jerry. Che cazzo? No, ma io non lo so, non capisco. Ma senti, ma così a primo impatto come, cioè... Luca ti sembra un pochino più piacente di me, così, a primo impatto. Scusa, cos'è? Già... No, c'ha dei begli occhi, devo dire che gli occhi... Guarda. Grazie. Guarda. No, per i miei. Guarda. Non so se li vedi, ma... Bello anche così, sì. Sai che siamo fratelli? Sì, ma mi assomigliate, anche il cappellino uguale. È uguale, uguale. Siamo fratelli per il cappellino. Siamo fratelli per il cappellino. No, comunque è un weekend che sei libera, vengo a Genova e mi fai vedere l'acquario, eh. Dai. O glielo fai fare. Ma cos'è? Ma che cazzo? Oh, Dio. Giù, Giorgia. Stato un piacere. Vai, era carina. Era carina, dai. Era carina. No, era carina. No, adesso non faccio mai battute così. Vero, bello. Originale, simpatico il Simo, eh. 1-1 me lo becco, eh. Ah, è pure nella stessa partita, vabbè, va. Sì, certo. Ah, ok. Siamo 1-1, siamo 1-1. Vabbè. Senti, Giorgia, mi dai un punto? Cosa vuol dire? Mi dai un punto, di sì? Allora, no. Anzi, andiamo diretti. Allora. Tenere qua perché il microfono è... Ok, andiamo diretti. Allora, così, a primo impatto, adesso ci smerdo tutte e due, a chi concedi un'uscita, a me o Simo? Ma tutti e tre insieme, dai. Minchia, bro. Figa. 1-1 sì. Cioè, uscita tre. Uscita tre. Dai, scherzo. No, però... Ui, abbiamo già altri, sono pronto. No! A 2-2. Minchia, dai, proprio devi scegliere. Ma non lo so, ma ragazzi, non si fanno queste domande. Devi essere un po' in difficoltà. Dio. Cosa devo scegliere? Cioè, nel senso. Ah, boh, così in questo minuto che hai parlato con noi due. Se i nostri occhi non sono già la risposta, vuol dire che forse devi fare una domanda. Non mi ricordo, Luca, giusto? Di chiavi? Sì. No. Io come mi chiamo? Simone, il grande Simo. Il grande Simo. Come fa a sapere il mio nome? Il grande Simo. Oh, guarda, quattro punti. Non sa il tuo nome, sa il mio. No, ha detto Luca. Però era dubbioso. Era dubbioso sul nome. Però sei sampdoriano, quindi non lo so. Chi? Perché gli ho detto che tu fossi Sampdoria. Ah, no, io tifo Genova. Genova. Lo seguo in Serie B quest'anno. No, guarda che ho la bandiera del Genoa nel cantino. Sì, fa vedere. È in cantina. Vicino a...
Vicino a quella del Milan. Sai che forse è meglio che gli dico che tengo Sampdoria piuttosto che dire effettivamente sì. La squadra che ti... Sì. Oddio, sì. Ho paura. Sono juventino. Oh, cazzo. Gliel'ho detto. No, l'hai detto anche a me, però. L'ho detto anche a te. Infatti, ti sto rubando lasagna, Martina. Stravella. Stravella. Vabbè, dai, puoi fare una domanda a testa tutti e due e poi decidi. Cavolo, non riesco a guardare con tanta bellezza in così poco tempo. Veramente, il tempo dovrebbe essere più dilatato. Niente, non riesco neanche a parlare! No, scherzavo. No, non ce l'ho, ragazzi. Dai, una domandina! Le biondi o more? Rosse. Morte. Morte. Vai, domanda a bruciapelo, rispondiamo prima uno e poi l'altro, vai. Domanda a bruciapelo, dai di confronti, vai. Bambini o vecchie? Minchia. Bambini. Bambine. Però... Dai. Ma non potete rispondere uguale, perché sennò... Vabbè, abbiamo la stessa opinione, scusa. Vai. Bambine o bambini? No, però stiamo esagerando. Bambini, perché ovviamente ci divertiamo con i bambini, ma nel senso che li facciamo divertire. Nel senso, no, dai, no, su questo argomento non si scherza. Nel senso che, cioè, a me piacciono i bambini, nel senso che sono bellissimi da vedere, ma ovviamente, cioè, stiamo parlando di quell'ambito lì, cazzo. Altra domanda, per favore? Per favore, altra domanda, cazzo. Un po' più soft, gatti, cani. In realtà, camaleonti, leopardati. Allora, ho un gatto, però ti dico cani. Ok, e l'altro camaleonte. Bello. E cioè si adatta a tutte le situazioni, camaleonte. Certo, non a caso. È furba. Poi? Gran risposta. Sì. Ma senti un attimo, Giorgia, secondo te noi come siamo con il genere femminile, io e Luca? Cioè così, se dovessi inquadrarci... Cioè, con che ragazzi vedi nello schermo? Cioè, secondo te come siamo rispetto al genere femminile? Ma secondo me siete un po' timidini, in realtà. Che stai a capire? Siamo timidini? No, no, no. Ma non lo so. Può darsi. Guarda, io mi presento nudo alle donne. Non so, su questa timidezza. Ah, oddio, c'è una domanda. Teoria olive. Credo. Cos'è che è? Le olive. Non ho capito. La Meteor Mother. Non l'ho guardato. La Meteor Mother. Non l'ho visto io, tu? Sì! Ah. Sì! Come fate a non vederlo? No, non l'ho visto neanch'io. Non l'ho visto. Avrei potuto vincere un appuntamento, ma voglio essere leale. Questo è un errore, ahimè, imperdonabile, però... Ce lo puoi far riguardare insieme? Cioè, lo puoi far rivedere a me? Aspetta, dentro anche te. Cioè. Giustamente. Facciamo una cosa, chi dice meglio Belin... Viene qua, basta. No. Belin! Niente. Belin! No, non è che dovete farlo. Belin! Google traduttore genovese. Belin. Uè, Belin. Prova a dire Belinfish. Belinfish. Tanta roba, Bravo. Ho vinto. Adesso lo dico. Yo, thanks for tapping my channel. Well, in this video I would like to present how pronounce this word. So let's get back to English. Belen. Yeah. Belen. Ok, l'ho detto bene? Perfetto. Ok. Veramente bello. Ok, indirizzo? Non dirlo, okay. Quindi chi ha vinto? Cos'è? Quindi chi ha vinto? Ne hai scelto uno o appuntamento tre? Allora, sul Belin devo dire che l'ha detto meglio Luca.
quello dove sei sincera. Non si può vedere come si fa. Grazie. Grazie. La verità fa male, però va accettata, va accettata. Grazie. Ci vediamo prossimamente. Adesso andiamo, continuiamo la live. Una maschera di pelle sopra il viso che mi culo, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Una maschera di pelle sopra il viso che mi culo, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Da ballare. Ho paura della fame.